Spesso mi chiedete come ho fatto a diventare fluente in inglese, al punto da riuscire a lavorare, studiare e condurre la mia vita quotidiana in questa lingua. Oggi vi parlerò dei passaggi più importanti del mio percorso e vi racconterò la mia storia. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Giulia, sono laureata in giurisprudenza e vivo a Copenaghen dove lavoro in ambito legale. Prima di trasferirmi a Copenaghen ho vissuto a Londra, a Montreal in Canada e a Parigi e ho imparato diverse lingue. Ma prima di fare tutto ciò, anche io, come magari qualcuno di voi, ho dovuto imparare l'inglese da zero. Credo che gli elementi che mi hanno consentito di diventare fluente in inglese siano sostanzialmente quattro. Lo studio, la perseveranza, il coraggio e le esperienze all'estero. Se avete visto gli altri video in cui parlo di apprendimento delle lingue, ormai sapete che secondo me lo studio è indispensabile per entrare nel meccanismo di una lingua straniera. C'è sicuramente chi non la pensa così, ma io personalmente credo che non sarei arrivata dove sono oggi se non avessi dedicato tanto impegno e tanto tempo allo studio dell'inglese. Anche la perseveranza è stata essenziale perché studiare tanto un giorno solo non serve a nulla. Se non lo si fa ripetutamente nel lungo termine, nel lungo periodo. Per me è stato importante andare avanti, continuare a lavorare sodo anche quando mi sembrava di non fare alcun progresso, perché la fluenza linguistica non si ottiene in un giorno solo, ma soltanto continuando a studiare e perseverare. Il terzo elemento chiave è stato il coraggio di buttarmi, di lanciarmi a parlare inglese anche quando mi sembrava di non capire nulla e anche il coraggio di partecipare a progetti nonostante il mio livello di inglese non fosse così buono all'epoca. E al quarto posto abbiamo le esperienze all'estero, che sono state possibili soltanto perché ho messo in fila questi tre elementi di cui ho parlato fino adesso e che sicuramente mi hanno poi aiutata a perfezionare il mio livello di inglese. Per quanto riguarda la storia del mio apprendimento dell'inglese, voglio premettere che nella mia famiglia sono tutti italiani, quindi non ho avuto nessun vantaggio per quanto riguarda l'apprendimento dell'inglese a casa. Ho avuto inglese come materia nella scuola elementare e alle medie, ma in realtà in quegli anni di studio non ne ho tratto molto e quando ho iniziato il liceo scientifico, il mio livello di inglese era piuttosto basso. Alle superiori mi sono data molto da fare, ho trattato l'inglese come trattavo tutte le altre materie, quindi studiavo sodo, preparavo le verifiche, studiavo grammatica, civiltà, seguivo tutte le lezioni, facevo il possibile per andare bene in questa materia, però la trattavo molto come una materia di studio, l'obiettivo non era ancora quello di diventare fluente, perché non lo ritenevo neppure possibile. In terza superiore ho sostenuto il Cambridge PET, e al quarto anno del liceo ho sostenuto il FIRST, entrambi passati con il merito. Per preparare queste due certificazioni mi sono impegnata moltissimo, ho studiato davvero tanto e ho davvero dato il massimo, nonostante comunque anche il carico di studio scolastico non fosse da poco. Anche se si trattava di un inglese molto scolastico, ho comunque imparato molti phrasal verbs, paradigmi, molti vocaboli e molte regole di sintassi. Sono riuscita a migliorare un po' il mio inglese e soprattutto ho imparato cosa significa studiare una lingua straniera in maniera intensiva e questo mi ha sicuramente aiutato poi in seguito quando ho dovuto studiare altre lingue. Al quarto anno di superiori ho anche partecipato ad un progetto di studio con il mio liceo che mi ha portata per 2 settimane a Brighton, in Inghilterra. Ricordo quella come una bellissima esperienza, era anche una delle prime volte che ero lontana da casa. Ma la ricordo anche come l'occasione in cui ho capito che io in realtà l'inglese non lo sapevo, perché non capivo assolutamente niente di quello che accadeva intorno a me. Mi sembrava che gli inglesi non parlassero assolutamente la lingua che io avevo studiato e che leggevo sui miei libri. E questa credo sia stata la più grande realizzazione di quelle 2 settimane. Sicuramente qualcosa ho assimilato in quelle 2 settimane, però la più grande realizzazione è stata che se volevo veramente diventare fluente, studiare sui libri non bastava, dovevo esporre alla lingua inglese parlata dai madrelingua e così da lì ho iniziato a guardare tantissimi film, serie TV, ascoltare audiolibri, ascoltare delle radio online in inglese, guardare dei video. Ho fatto veramente il possibile per imparare a comprendere l'inglese parlato dagli inglesi o dagli americani, comunque dai madrelingua. Ho poi colto ogni occasione per parlare inglese, anche solo quando c'erano dei turisti da qualche parte nella mia città. Alla fine del liceo, nonostante io avessi credo 10 in inglese,
non ero fluente, avevo un buon inglese scolastico, conoscevo parecchi vocaboli, ma comunque non ero assolutamente fluente. Arrivata all'università, nei primi 2 anni ho avuto un periodo di stallo nell'apprendimento dell'inglese perché mi sono dedicata molto al francese, volevo migliorare questa lingua anche con la prospettiva di studiare all'estero in paesi francesi, in Francia, negli anni successivi. Ho comunque continuato a guardare film in inglese, a leggere libri e a parlare inglese quando potevo, ma non ho attivamente studiato l'inglese. Alla fine del terzo anno mi sono prefissata di entrare nella squadra della mia università, per la partecipazione alla Viz Moot Court, che è una competizione internazionale di arbitrato commerciale interamente in inglese. Ho quindi ricominciato a studiare inglese, soprattutto per migliorare il mio inglese giuridico, che fino a quel punto è stato quasi inesistente. Gli altri membri della mia squadra erano tutti più grandi di me, al quarto e al quinto anno, ed avevano tutti già avuto esperienze di studio all'estero per diversi mesi, almeno per un semestre, quindi io ero quella meno preparata in inglese e in inglese giuridico. Non volendo fare una brutta figura e non volendo costituire un peso per la mia squadra, ho veramente studiato tanto, tanto, tanto inglese. Ed è in questo periodo che ho anche fatto di tutto per migliorare la mia pronuncia, per imparare a pronunciare correttamente i suoni in inglese. E anche per liberarmi di quei difetti di pronuncia che sono dovuti al fatto che sono italiana. E tra il mio studio individuale, il mio studio della lingua e tutte le attività per preparare questa competizione, il mio inglese è migliorato molto. E nel corso del terzo anno ho anche fatto domanda per un programma di scambio che si sarebbe svolto l'anno successivo al King's College di Londra. Era un programma al quale tenevo moltissimo e sono riuscita ad aggiudicarmi un posto e una borsa di studio grazie alla mia media, che era molto alta, ma anche, credo, soprattutto grazie alle competenze linguistiche che avevo acquisito. Quindi già a questo punto, prima di andare all'estero, il mio livello di lingua inglese era notevole, riuscivo a conversare con abbastanza facilità con i madrelingua, riuscivo a seguire film, programmi televisivi, radiofonici in inglese, riuscivo a studiare e argomentare in inglese, sostenere anche esami in inglese e riuscivo anche a scrivere testi accademici abbastanza correttamente in lingua inglese. Con questo voglio dirvi che sì, andare all'estero è molto importante, permette di perfezionare la lingua inglese, ma gran parte dello studio dell'inglese si può fare anche da casa, semplicemente con tanto impegno, perché ci sono tante risorse online, ci sono tantissime possibilità per imparare l'inglese e si può raggiungere un livello molto alto con lo studio individuale. Durante il quarto anno, nel periodo trascorso a Londra, ho sicuramente migliorato moltissimo il mio inglese, ho studiato con moltissimi studenti da ogni parte del mondo, quindi ho anche acquisito un po' la padronanza dei diversi accenti, ho capito un po' di più diversi slang, diversi modi di parlare. E in generale ho parlato sempre inglese, quindi il mio inglese è per forza migliorato. Al quarto anno ho poi vinto 2 borse di studio per l'anno successivo, una per la McGill University a Montreal e l'altra per Sciences Po a Parigi. Ho quindi continuato a vivere all'estero, a studiare all'estero, questa volta in entrambi i posti con una vita quotidiana un po' in inglese e un po' in francese, perché Montreal si trova in Quebec, che è lo stato del Canada in cui si parla francese. Sia a Londra, sia in Canada, sia a Parigi ho studiato moltissimo perché si trattava di università molto dure e oltre alla difficoltà delle materie di diritto c'era anche ovviamente la lingua. Io volevo trarre il più possibile da queste esperienze e imparare il più possibile l'inglese e il francese. Ma ovviamente studiando così tanto le mie competenze linguistiche, vorrei dire soprattutto in inglese, sono salite alle stelle. Voglio però precisare che non basta vivere all'estero per acquisire competenze linguistiche. Io conosco anche persone che hanno trascorso lunghi periodi all'estero e che non hanno migliorato il proprio inglese. Per migliorare l'inglese vivendo in un paese in cui si parla inglese, o comunque vivendo all'estero, bisogna sforzarsi ogni giorno di imparare parole nuove, bisogna esercitarsi a parlare, bisogna captare un po' quello che dicono i madrelingua in modo da cercare di imitarlo. Non basta cercare di assimilare la lingua passivamente vivendo all'estero, bisogna impegnarsi ed essere attivi nel proprio apprendimento. Questa è una cosa che secondo me è molto importante, perché molti dicono: ah, sì, hai vissuto all'estero, quindi per forza hai imparato una lingua.
In parte è vero, magari si coglie qualche parola, però bisogna anche studiare tanto. A me imparare le lingue piace, quindi questo non è stato un sacrificio molto grande. Chiaramente ho dovuto dedicarci molto tempo e molta energia. E dico questo soltanto per disilludere le persone che magari pensano di andare all'estero per qualche mese e di imparare l'inglese semplicemente perché vivono all'estero. Bisogna impegnarsi molto. Alla fine dell'università ho vinto ancora una borsa di studio per scrivere la mia tesi di laurea in lingua inglese all'Università di Copenaghen e chiaramente scrivendo una tesi di quasi 300 pagine ho migliorato ulteriormente il mio inglese giuridico. E poi ovviamente quando mi sono trasferita a Copenaghen non conoscevo ancora il danese, non ero ancora fluente in danese e per questo la mia vita quotidiana si svolgeva in inglese. Poi in realtà ho imparato il danese nel corso del tempo e allo stato attuale lavoro molto in inglese, ma il resto della mia vita quotidiana si svolge quasi solo in danese. Credo che il mio inglese sia migliorato ulteriormente da quando mi sono laureata e negli ultimi 3 anni e mezzo in cui ho vissuto a Copenaghen, perché ho lavorato molto in inglese, quindi ho acquisito anche la conoscenza di alcuni tecnicismi giuridici in inglese. Posso dire che già da tempo non sento quasi più l'inglese come una lingua straniera, nel senso che per me è quasi indifferente parlare italiano o inglese. Ci sono alcune situazioni in cui preferisco l'italiano, per esempio se devo esprimere alcuni sentimenti profondi, preferisco usare l'italiano perché è la mia lingua madre ed è anche la lingua nella quale per esempio preferisco leggere narrativa, perché credo che arrivi di più al mio cuore. Ma al di là di questo non ho nessuna difficoltà a esprimermi in inglese in nessuna circostanza. E non dico questo perché voglio darmi un tono, lo dico per farvi capire che è possibile diventare fluenti in inglese, è possibile che l'inglese raggiunga quasi lo stesso livello dell'italiano o anche comunque se raggiunge un livello un po' più basso possiamo diventare davvero fluenti in inglese. Ci vuole tanto impegno e tanta determinazione, ma è possibile. E poi soprattutto per l'inglese ci sono tantissime risorse gratuite online per imparare. E posso anche dirvi che parlare bene l'inglese mi ha reso una persona più felice, perché a me piace molto entrare in contatto con persone provenienti da altri stati, da altre aree geografiche, da altre culture, e l'inglese mi ha permesso di condividere qualcosa con loro, di avere una conversazione più profonda. L'inglese mi consente di viaggiare ovunque nel mondo e mi consente di leggere e di fare ricerca in un bacino molto più ampio in rete, di trovare informazioni anche appunto in lingua inglese. E poi lo studio continuo, la perseveranza nell'apprendimento dell'inglese mi ha permesso di acquisire un metodo per l'apprendimento delle lingue, del quale ho parlato anche in altri video ai quali vi lascio il link. E a me imparare le lingue piace molto, ne ho imparate altre dopo l'inglese, spero di aggiungerne ancora. Quindi non ci sono scuse, a partire da domani, anzi da oggi, se lo desiderate, iniziate a studiare l'inglese. Potete iniziare anche da casa, senza andare all'estero, senza andare a un corso, ci sono moltissime risorse online. Fatelo perché credo davvero sia un grande investimento nella vostra vita. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra storia con l'apprendimento dell'inglese, seguitemi su Instagram, dove spesso posto in inglese, anzi quasi sempre parlo anche in inglese nelle stories. Andate a guardare gli altri video di apprendimento delle lingue. Io nel frattempo vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.